Dio, vieni a salvarmi. Acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Egli ci ha fatto e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pasto. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. Voi che buono è il Signore, eterna è la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Proclamando un nuovo scorrere di secoli. Gloria al Padre e un tormento per la famiglia del popolo. Come nostra patria, più che uno di noi fatto nostra carne, rinnova le menti, lega a te i cuori con i vincoli indissolubili dell'amore. Thank you.
Messia. Se ne dite chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore. Io l'ho costituito mio sovrano, sul Sio il mio santo monte. Dominio i confini della terra. E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi, giudici della terra. E non si sdegni, e voi perdiate la mia. Narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. La pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Fonde il mio cuore liete parole, io canto al re il mio poema, la mia lingua è stilo di scriba veloce. Cingi, prode, la spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. Il tuo trono, Dio, dura per sempre, e scettro giusto lo scettro del tuo regno. Amen.
vesti sono tutte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. Presentata al re in preziosi ricami, con lei le vergini compagne a te sono condotte. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra. E i popoli ti loderanno in eterno per sempre. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Libro del profeta Isaia. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i poveri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento. Con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide, il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. In quel giorno la radice di Jesse si leverà a vessillo per i popoli. Le genti la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Oggi il Re del Cielo nasce per noi da una vergine,
per ricondurre l'uomo perduto al regno dei cieli. Gode la schiera degli angeli, perché si è manifestata agli uomini la salvezza eterna. Gode la schiera degli angeli, perché si è manifestata agli uomini la salvezza eterna. Dai discorsi di San Leone Magno, Papa. Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato, rallegriamoci. Non c'è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una vita che distrugge la paura della morte e dona la gioia delle promesse eterne. Nessuno è escluso da questa felicità. La causa della gioia è comune a tutti perché il nostro Signore, vincitore del peccato e della morte, non avendo trovato nessuno libero dalla colpa, è venuto per la liberazione di tutti. Esulti il santo perché si avvicina al premio, gioisca il peccatore perché gli è offerto il perdono, riprenda coraggio il pagano perché è chiamato alla vita. Il Figlio di Dio, infatti, giunta la pienezza dei tempi che l'impenetrabile disegno divino aveva disposto, volendo riconciliare con il suo creatore la natura umana, l'assunse lui stesso in modo che il diavolo, apportatore della morte, fosse vinto da quella stessa natura che prima lui aveva reso schiava. Così, alla nascita del Signore, gli angeli cantano esultanti. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Essi vedono che la celeste Gerusalemme è formata da tutti i popoli del mondo. Di questa opera ineffabile dell'amore divino, di cui tanto gioiscono gli angeli nella loro altezza, quanto non deve rallegrarsi l'umanità nella sua miseria. O carissimi, rendiamo grazie a Dio Padre per mezzo del suo Figlio nello Spirito Santo, perché nell'infinita misericordia con cui ci ha amato ha avuto pietà di noi e mentre eravamo morti per i nostri peccati ci ha fatto rivivere con Cristo perché fossimo in Lui creatura nuova, nuova opera delle sue mani. Deponiamo dunque l'uomo vecchio con la condotta di prima e, poiché siamo partecipi della generazione di Cristo, rinunziamo alle opere della carne. Riconosci, cristiano, la tua dignità e, reso partecipe della natura divina, non voler tornare all'abiezione di un tempo con una condotta indegna. Ricordati che, strappato al potere delle tenebre, sei stato trasferito nella luce del regno di Dio. Con il sacramento del battesimo sei diventato tempio dello Spirito Santo. Non mettere in fuga un ospite così illustre con un comportamento riprovevole e non sottometterti di nuovo alla schiavitù del demonio. Ricorda che il prezzo pagato per il tuo riscatto è il sangue di Cristo. Oggi la pace vera scende per noi dal cielo. Oggi su tutta la terra i cieli sfidano dolcezza. Risplende per noi il giorno di una nuova redenzione, giorno preparato da secoli, gioia senza fine. Oggi thank you.
Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benediciamo il Signore. Imperi Cesaris Octaviani Augusti.
e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare realmente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
O Dio, che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra lo contempliamo nei suoi misteri, di partecipare alla sua gloria nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete, e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere, e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Oh.
lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Santo Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria sua sposa che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore. Ma l'angelo disse loro: «Non temete,
ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore. Questa solenne celebrazione nella notte di Natale è davvero per ciascuno di noi un momento importante per la propria vita. Vorrei davvero che questa sera, tornando a casa, possiamo comunicare la gioia che il Signore ci comunica questa sera, quando abbiamo ascoltato il suo intervento nella storia attraverso la lettura degli anni che si separano dalla nascita di Gesù, il tempo preciso che ha condotto la storia umana verso questo grande evento. E vi confesso che questa sera sono qui a celebrare insieme con voi questo mistero grande della nascita di Gesù dopo una giornata un po' impegnativa, perché questa mattina ho incontrato i carcerati e questa sera bambini abbandonati, bambini con grande deformazione, con grande invalidità, e poi alcuni adulti che sono anziani oppure hanno problemi di disabilità. E devo dirvi che questa sera le parole del profeta Isaia, ma anche le parole di Paolo, nella seconda lettura, ci fanno capire ancora di più il mistero che è accaduto nella grotta di Betlemme. Che senso ha la vita umana e la sua condizione così drammatica e così complessa? Quando siamo di fronte a una sofferenza che può sembrare inspiegabile, come mai situazioni umane così di grave difficoltà? E noi questa sera siamo qui perché il Signore ci fa capire che dietro la vicenda umana c'è la sua presenza. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Noi questa sera abbiamo questo grande dono di capire il mistero della nostra vita. Devo dirvi che l'umanità ha cercato più volte, e lo cercherà forse ancora di più in futuro, ha cercato di capire il mistero della nostra condizione umana. Devo dirvi che nonostante gli sforzi umani, la fatica di ricercare, quasi mai l'umanità ha compreso il vero significato della condizione umana. Dobbiamo allora questa sera essere anche noi onesti intellettualmente,
per tornare nella grotta di Betlemme, per cercare di capire se quell'evento, questa nascita così semplice umanamente, è nato un bambino, qual è il mistero che si nasconde in questo bambino. Perché questa sera Dio è entrato nella storia, Dio ha deciso di aiutarci a capire qual è la nostra condizione umana. E noi non possiamo, noi che questa sera siamo qui a celebrare il Natale di Gesù, noi non possiamo dimenticare tutto questo. Noi non possiamo essere qui questa sera solo per ricordare un avvenimento lontano, perché i nostri fratelli aspettano di sapere il senso della propria vita. I nostri fratelli attendono di sapere quale mistero si nasconde nella vita di ciascuno di noi, di ciascuno di loro. Noi viviamo in un momento in cui l'umanità fa fatica a capire tutto questo, ma forse questo dipende anche un po' da noi, che celebriamo il Natale, ma tutto resta un semplice ricordo, un ricordo di un avvenimento ormai lontano nel tempo. Noi questa sera dobbiamo chiedere al Signore questo grande dono, di capire, di accogliere, anche qualche volta in maniera drammatica, la mia vicenda personale. Ma chi sono io? Qual è il progetto della mia vita? Quali sono le prospettive della mia esistenza? Perché se noi non entriamo con profondità nel mistero della vita in ciascuno di noi, noi non potremo fare e celebrare il Natale. Faremo soltanto un evento puramente commemorativo. E l'umanità oggi non ha bisogno di commemorare. L'umanità non ha bisogno soltanto di ricordare. L'umanità oggi ha bisogno di sapere, in questa società che diventa sempre più compressa, sempre più dinamica, di sapere se Dio può avere un ruolo in questa società contemporanea. L'evento del Natale è la grande sfida, possiamo dire anche il grande scandalo che noi questa sera vogliamo annunciare all'umanità. E dobbiamo avere il coraggio, senza paura, di dirlo a tutti, perché anche i grandi problemi dell'umanità, pensiamo per chi ha ascoltato un po' il telegiornale questa sera, anche questi problemi internazionali, dalle questioni economiche fino a quelle di politica internazionale, sarebbe bello se tutti tornassero alla grotta di Betlemme. Non dobbiamo avere paura, cari amici, di dirlo a tutti, senza timore e senza preoccupazione. Noi dobbiamo invitare tutti, anche gli amici che tante volte sembrano un po' distratti rispetto alla fede cristiana, ma non è così. Perché in questa vicenda contemporanea siamo tutti preoccupati. Non ci sono gli uomini tranquilli e gli uomini preoccupati e angosciati. Siamo tutti in qualche modo travolti e coinvolti in una vicenda storica che ha davvero dei risvolti molto impegnativi per la vita, per la società contemporanea. Noi questa sera dobbiamo avere il coraggio di entrare nella grotta di Betlemme, di verificare che cosa è accaduto nella grotta di Betlemme, se davvero quel bambino può essere il fondamento della nostra esistenza. Dobbiamo fare questo sforzo, questo tentativo, dire al Signore: aiutami a capire fino in fondo la mia esistenza. Vorrei davvero augurare a tutti voi che questa sera nessuno torni a casa ancora superficiale. Non è possibile che i cristiani siano superficiali sulla propria esistenza. È impossibile. Non faremo Natale, ma non avrebbe senso anche la nostra partecipazione all'Eucaristia,
Ecco, vi auguro davvero con tutto il cuore, lo dico anche a me, di essere cristiani un po' meno superficiali. Noi non dobbiamo avere paura di capire la nostra condizione umana. Ce lo impone intanto la sofferenza dei nostri fratelli, come vi ho detto, l'esperienza che ho vissuto in questa giornata. C'è la sofferenza dei nostri fratelli, ma c'è anche, ci sono i problemi drammatici della società contemporanea. Noi dobbiamo entrare nella grotta di Betlemme questa sera, in questa notte santa dobbiamo entrare nella grotta di Betlemme e chiedere al Signore: Signore, ma tu sei davvero il centro della mia vita? Sei davvero quella luce di cui ha parlato il profeta Isaia? Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Noi, cari amici, dobbiamo portare nel mondo questa grande luce, ma non perché noi siamo la luce, ma perché l'abbiamo sperimentata, l'abbiamo vista nella grotta di Betlemme, e dobbiamo, attraverso la nostra vita, la nostra parola, il nostro comportamento, il nostro impegno, essere davvero il segno di questa luce che può illuminare la vita di tutta l'umanità e soprattutto dei nostri fratelli che sono nei momenti più difficili della loro esistenza. Ecco, preghiamo questa sera gli uni per gli altri. In questa notte santa davvero stringiamoci intorno a Giuseppe e Maria, perché insieme con loro noi possiamo accogliere Gesù nella nostra vita e chiedere a Lui: Signore, la mia esistenza è come la vuoi Tu? La mia vita, i miei progetti sono come quelli che hai pensato per me? O forse hai qualcosa di più grande per me? Cari amici, dobbiamo imparare sempre di più a chiedere al Signore, a quel bambino, quali sono i suoi progetti per me. Perché c'è tanta delusione. Anche i cristiani sono uomini delusi. Ma forse noi abbiamo paura di chiedere a Gesù, bambino, Signore, ma Tu hai progetti più grandi per me? E questa è la grande sfida per ciascuno di noi, perché noi qualche volta abbiamo paura dei progetti di Gesù, abbiamo paura che Lui possa chiedere a ciascuno di noi qualcosa di più importante, e tante volte bisogna prendere coscienza, prendere atto che la delusione è stata grande nella nostra vita. Eppure facciamo fatica a fidarci di quel bambino che questa sera abbiamo tutti con gioia accolto e adorato nella grotta di Betlemme. Ecco, preghiamo gli uni per gli altri, perché tutta la Chiesa, la nostra Chiesa diocesana, ma tutta la Chiesa del mondo, possa indicare dov'è la luce. Dov'è la luce? Quel bambino è la luce del mondo. Dobbiamo anche ascoltare le parole di Paolo nella seconda lettura, ma anche nel cammino di preparazione questa sera, nella preghiera che ha preceduto la celebrazione eucaristica, e Sario Rimagno ci ha ricordato nella sua lettera: riconosci, un cristiano, la tua grandezza. Questa sera noi dobbiamo scoprire la grandezza di ciascuno di noi, perché noi siamo cristiani, la grandezza di essere cristiani. Riconosci, cristiano, la tua grandezza, perché quel bambino viene a rivelare a ciascuno di noi la grandezza di ciascuno di noi. Non andiamo a cercare altrove la nostra grandezza, perché sono solo illusioni. Sono solo illusioni. E nel mondo contemporaneo le utopie e le illusioni ormai sono in grande diffusione, e soprattutto per le nuove generazioni, ai giovani che vedo qui questa sera, vorrei dire con tutto il cuore:
mi raccomando, fidatevi di Gesù, fidatevi di Gesù bambino, perché il futuro sarà sempre più compresso. Forse è meglio fidarsi di Gesù bambino, perché non sappiamo le altre prospettive. Certamente con il Signore c'è la certezza della tua pienezza di vita, altrove forse ce lo auguriamo, ma vedendo la storia del passato e guardando al futuro, una società e un tempo sempre più compresso, penso che forse è stato grande il dono che il Signore ha fatto per l'umanità. Dio è entrato nello spazio e nel tempo. Godiamo questa sera, cari amici, perché dal momento in cui Dio è entrato nel tempo e nello spazio, noi non siamo soli e possiamo davvero guardare avanti con fiducia e con serenità. L'augurio che faccio a tutti voi è che rinnoveremo innanzitutto nella preghiera, pregando gli uni per gli altri, e che questa sera noi possiamo tornare a casa, ciascuno di noi possa tornare a casa con questa grande gioia. Ho scoperto la grandezza della mia vita. Sarà veramente un Natale pieno di gioia, perché quando hai scoperto la tua grandezza di vita, non hai bisogno di trovare altri fondamenti della tua esistenza e sarai davvero un uomo, una donna che diventa un dono per i propri fratelli. Diventeremo anche noi un dono per tutta la nostra comunità, per tutta la nostra Chiesa, per tutta la nostra società. E tutti aspettano di vedere in noi dei testimoni autentici di quel bambino che questa sera abbiamo accolto nella grotta di Betlemme. Nel cielo e nella terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i cieli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza. E di nuovo verrà la gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo di te. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, confesso solo da te per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione del mondo e la vita del mondo che verrà. Amen. Figli carissimi, uniamo la nostra voce al coro degli angeli, lodiamo la fedeltà di Dio e invochiamo da Lui grazia e salvezza. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per il nostro Papa Francesco, Dio, Padre del Verbo fatto carne, lo custodisca saldo nella fede, ravvivi in lui la speranza e lo abiti sempre con la sua carità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il nostro Vescovo Lorenzo, Dio, Padre del Sole di giustizia, lo illumini con la sua sapienza e lo colmi della sua benedizione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti, Dio, Padre del Principe della Pace, li sostenga nel servizio dei popoli
ed accresca in loro il desiderio del vero bene. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i bambini, Dio, Padre del bambino di Betlemme, li liberi da ogni forma di violenza. Accenda in loro la gioia della vita e accompagni la loro crescita in santità e sapienza. Preghiamo. Per le vocazioni sacerdotali, Dio, Padre del sommo ed eterno sacerdote, chiami molti giovani al presbiterato, alimenti in loro la passione per il Vangelo e li disponga a dare la vita per i fratelli. Preghiamo. Dio, fedele e provvidente, accogli la nostra supplica e rendici partecipi della salvezza apparsa per noi nel tuo Figlio fatto uomo, e vive regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle,
perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ascolta, Padre, la nostra offerta in questa notte di luce e per questo misterioso scambio di doni trasformaci nel Cristo tuo Figlio che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In atto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente per mezzo suo siamo rapiti all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, di quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode. Innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo la notte santissima nella quale Maria, Vergine illibata, diede al mondo il Salvatore, ricordiamo e veneriamo anzitutto lei, la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono,
Giovanni e Paolo, Cosme e Damiano e tutti i santi. Nei loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi la tua pace in nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, oh Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettare a nostro favore il sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione di peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, Padre Santo della vita eterna e carice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare noi da bene il giusto il sacrificio di Abramo, nostro padre della fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisede, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando il santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di avere parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio,
crei e santifichi sempre, fai vivere e benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedite la parola del Salvatore e formate sul mio insegnamento, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato. Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si copra la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che i tuoi apostoli vi lascio la pace e la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede nella tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, che viveremo nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Invitate alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Corpo e il sangue. Corpo.
Dio, che ci hai convocato a celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che testimoniamo nella vita l'annuncio della salvezza per giungere la gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Prima di invocare la sorrenda benedizione di Dio, desidero davvero ringraziarvi di cuore per una partecipazione così numerosa questa sera alla sorrenda celebrazione del Santo Natale. Saluto tutti e saluto anche il Sindaco, tutte le autorità che sono qui presenti. Vorrei che ciascuno di noi potesse tornare a casa con una grande gioia. Il mondo ha bisogno di vedere cristiani che sono convinti del dono che hanno ricevuto. Questa sera portiamo nel cuore questo grande annuncio di San Leone Magno. Riconosci, cristiano, la tua grandezza. Noi siamo credenti, cristiani, perché Gesù bambino è nato in mezzo a noi. E poi mi permetto di invitarvi a non aver paura a indicare ai nostri fratelli la grotta di Betlemme, perché nella grotta di Betlemme lì c'è la luce, può partire la luce che può illuminare la vita dei nostri fratelli e di tutte le situazioni umane nelle quali noi siamo immersi. Con questi sentimenti di gioia, di gratitudine al Signore, ci prepariamo a ricevere la benedizione del Signore con la quale ci scambiamo fraternamente gli auguri di un Santo Natale e di un inizio, fra un po' anche del nuovo anno 2019. Io il 28 dicembre partirò insieme con 126 amici in Terra Santa. Ecco, vi ricorderemo nella preghiera perché tutta la nostra diocesi, tutta la nostra città possa davvero essere sempre di più fedele agli impegni che il Signore affida a ciascuno di noi. Con questi sentimenti ci prepariamo a ricevere la sorrenda benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio, che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di gioia questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Amen. Dio, che nel suo Figlio ha fatto uomo, ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Amen. Dio, che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annuncio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, nel nome del Signore, piene di gioia, andate in pace. E tanti auguri a tutti.